Ciao a tutti e ribenvenuti a una nuova live di C7.info. Rubo soltanto 2 minuti alla nostra ospite per 2 brevi comunicazioni mentre aspettiamo che si colleghino un po' di persone. Innanzitutto volevo ricordare che sono ancora disponibili alcuni posti per il gruppo di autoaiuto gratuito. Di cosa si tratta? Che cos'è un gruppo di autoaiuto? Allora, il gruppo di autoaiuto è un piccolo gruppo di persone che condividendo le stesse difficoltà riescono poi a trovare strategie di miglioramento. Nel nostro caso, il gruppo sarà guidato dalla psicoterapeuta Elisa Fisia Poli e tratterà le problematiche legate alla vulvodinia. Il gruppo si incontrerà una volta al mese per 6 mesi. Ripeto che è gratuito e per partecipare dovete andare sul nostro sito, corsi e trovate questo gruppo di autoaiuto. Comunque manderemo giovedì la newsletter con tutti i link per poter accedere direttamente. Altra notizia è che abbiamo attivato la nostra tessera ETD Card. Che cos'è? È una carta utile in caso di emergenza per poter avere sempre a disposizione in maniera immediata i nostri dati più importanti, come per esempio il numero di telefono della persona da contattare qualora non fossimo in grado di parlare, il nostro gruppo sanguigno, le allergie, i farmaci salvavita che dobbiamo prendere, le patologie, interventi importanti che abbiamo fatto. Questa carta, oltre a leggere i dati direttamente, cioè oltre a leggere direttamente i dati sulla carta, il soccorritore può inquadrare anche il QR code presente e troverà la scheda della persona soccorsa con maggiori dettagli. Ve la faccio vedere, adesso vedo se riesco a inquadrarla. Ecco, questa qui è la carta, è un facsimile ovviamente, e dietro c'è, oltre al QR code che andrà inquadrato anche con un cellulare, uno smartphone e consentirà proprio di vedere tutte le informazioni della persona soccorsa, c'è anche una frase, chi attiva questa carta, che può essere attivata da chiunque, ma chi l'attiva con l'associazione, con un codice che adesso passerà in, ecco, questo codice qua, CS001TT. Potrà avere anche la carta personalizzata con questa frase. E la frase dice: "I nostri associati soffrono di urgenza e frequenza urinaria, aiutali, consentili l'accesso alla toilette." In questo modo non sarete obbligate poi a consumare per poter accedere al bagno del bar, ma potrete anche esibirla ad esercenti a cui mai avreste pensato di poter chiedere la toilette, come per esempio in edicola o dal panettiere o quando siete in coda in posta o in qualsiasi posto che preveda delle code. Ecco, in questo modo non spaventano più le code perché con questa tessera potrete esibirla e ovviamente non vi dà diritto all'accesso al bar, al bagno, però sicuramente non credo che vi verrà negato. Quanto costa la carta? Perché ha un costo, perché non la facciamo noi ma la facciamo fare. La carta costa 15 euro per i non soci, è una spesa una tantum, varrà poi per tutta la vita. Di questi 15 euro, 5 verranno devoluti a cistite.info, 10 resteranno a EDT Card. Per i soci invece la carta costerà 10 euro e di questi 2 euro verranno devoluti sempre a cistite.info. Sul sito comunque troverete tutte le informazioni. Ma adesso lascio la parola alla nostra ospite, la dottoressa Luisa Coluccio. Ciao Ciao. Elisa, Luisa, ma prima l'ho detto giusto, quindi è stato un errore di Ciao pronuncia. Rosanna, buonasera a tutti quanti voi. Vi ringrazio perché sono molto contenta, insomma, di partecipare a questa chiacchierata questa sera su questo tema decisamente forse caldo, Innanzitutto ti presento, no? Luisa Coluccio è una biologa nutrizionista. Laura, Rosanna, perdonami se ti Cavolo, ma confondo. perché è la terza volta che la sbaglio? Non è Anche se è un possibile. bellissimo nome, però non No, mi ma appartiene. giustamente ognuno al suo, perdonami. Laura, adesso me lo scrivo così sono sicura. No, guarda, ma lo so perché poi anche con me si sbagliano sempre, non sono mai Rosanna, sono Rossana, sono Rossella, per cui capisco anche che Laura, biologa nutrizionista, dicevo. Assolutamente sì.
Ecco, e questa sera ci parlerà di dieta antinfiammatoria, ma sfatando anche molti, molti miti che si sono creati attorno a questo tipo di alimentazione. Assolutamente sì, infatti, se non erro, proprio il titolo della nostra diretta è proprio dieta antinfiammatoria tra mito e realtà. Perché è vero che su questo argomento, come purtroppo, ahimè, ormai su tanti argomenti riguardanti l'alimentazione in senso un po' più stretto, ma anche la salute, ormai si sente tutto il contrario di tutto, perché ovviamente sono molto sentiti da tutti quanti, e quindi quando un tema è particolarmente sentito fa anche molta notizia, fa anche molto marketing. E ovviamente tutto questo ci mette a tutti noi utenti, me per prima, perché tante cose mi rendo conto che io non riesco a diciamo, nuotare in questo mare magnum di informazioni, quindi mi metto anche un pochettino nei panni di quello che è una persona che ovviamente non ha una base scientifica, quindi quanto possa realmente essere complicato e difficile capire cosa è vero, cosa non è vero, ma fa comodo per il marketing, e cosa è vero, ma può esserlo o non esserlo in base a quelle che possono essere le mie necessità, le mie problematiche, le mie patologie. Perché magari spesso quando si condivide quello che può essere un problema di salute, assolutamente a fin di bene, ci può essere anche uno scambio di informazioni tra conoscenti, parenti, amici, che però magari alcune volte può sortire effettivamente degli effetti benefici perché ci fa aprire gli occhi su qualcosa di nuovo che non sapevamo. Altre volte in realtà le informazioni sono corrette per quella persona, ma poi non si adattano a noi stessi. In tutto questo si colloca assolutamente la dieta antinfiammatoria, che forse è l'argomento più dibattuto praticamente di tutti, perché si basa assolutamente su dei principi veri, reali, che è quello dell'infiammazione, perché ormai l'infiammazione, che è assolutamente un meccanismo scientifico validato, è alla base della manifestazione o peggioramento di qualsiasi tipo di problematica, ovviamente, fisica, che ci genera un malessere che può essere ovviamente di lieve o di maggiore entità. Magari alcune patologie legate quelle più comuni, insomma, legate a una dieta alimentare sbagliata, quindi che potrebbero beneficiare di questa alimentazione, questa dieta antinfiammatoria. Ma in realtà tutti, perché partiamo dal presupposto che uno stato infiammatorio per eccellenza è il sovrappeso e l'obesità. Quindi se noi già partiamo da un soggetto che non ha alcun tipo di problematiche, alcun tipo di patologia o disturbo, neanche lieve, ma semplicemente si ritrova con qualche chilo in più, già il suo A rischio. corpo si trova in uno stato infiammatorio, quindi assolutamente. Figuriamoci poi quando iniziamo a parlare di tematiche molto calde, ovviamente per, penso, la maggior parte delle persone che ci stanno seguendo, quindi che possono essere problematiche urogenitali, vulvodinia, ma anche problematiche ormonali, anche croniche, quindi sto parlando di un'endometriosi, di una adenomiosi, di una sindrome dell'ovaio policistico, disordini ormonali, tiroiditi, tutte le malattie psoriasiche, assolutamente. Quindi noi parliamo veramente di un argomento che ecco perché è fortemente dibattuto, assolutamente. Certo. In tutto questo, Rosanna, non abbiamo detto forse la cosa più importante, che questa chiacchierata, diciamo che ci faceva veramente molto molto piacere che non fosse soltanto, diciamo, una chiacchierata tra di noi, ma che fosse quanto Esatto. più interattiva possibile. Quindi se Quindi avete domande da fare, infatti, postatele, mettetele subito. mentre stiamo andando, insomma, a braccio. Esatto. Se noi parliamo sostanzialmente di dieta antinfiammatoria, se tu mi fai la domanda e mi dici ma è un mito o una realtà, io devo dirti che si basa assolutamente su un principio reale, che è quello dell'infiammazione. Ma se noi consideriamo la dieta antinfiammatoria come un protocollo scientifico validato, come ad esempio può essere la dieta mediterranea, le diete chetogeniche, il protocollo low food MAP, devo risponderti di no.
perché effettivamente non c'è un protocollo blindato che preveda l'utilizzo, ma che può essere anche una fase di eliminazione seguita da una fase di reintroduzione, piuttosto che un qualcosa di cronico se ci sono delle patologie. Assolutamente no, almeno per il momento, perché ovviamente la comunità scientifica va sempre avanti molto velocemente, non c'è nulla di tutto ciò. Però ti dico che proprio perché stiamo parlando di andare a limitare l'infiammazione, assolutamente con una correzione delle abitudini che sono proprio quotidiane, quindi dello stile di vita, noi andiamo a limitare quello che è lo stato infiammatorio del corpo. Quindi se noi la intendiamo in questo modo, quindi variando le nostre abitudini, il nostro stile di vita per migliorare ed andare a ridurre il livello infiammatorio, sia chiaro che se la vediamo in questi termini, allora possiamo dire che il nostro regime alimentare è anche antinfiammatorio. Ok? Ora, che questa dieta però sia magari per me una dieta che possa prevedere semplicemente tutti i macronutrienti, una dieta di stampo mediterraneo, per te magari possa essere un protocollo chetogenico seguito da una dieta mediterranea, per una terza persona può essere magari un protocollo FODMAP specifico per un colon irritabile, tutte e tre noi stiamo seguendo una dieta che ci va a ridurre lo stato infiammatorio, ma tutte e tre in modo differente. Quindi non esiste un protocollo standard universale che possa andare bene per chiunque, con regole proprio prestabilite, ma è assolutamente individualizzato. Quindi quando noi andiamo a vedere, perché purtroppo la riprova, sai dov'è? Nel fatto che molto spesso anche nelle trovate di marketing, quindi in tutti quei regimi nutrizionali che vengono sponsorizzati come antinfiammatori, tu non hai una coerenza, nel senso che tu vedi, se esamini ovviamente insomma tutta la dieta, no? Tu hai alcune diete che magari prevedono l'eliminazione di glutine, altri di lattosio, altri con un ridotto contenuto di fibre, altri con glutine e lattosio, altri che sono diete low carb. Alla luce di questo concorderei con me che anche in quello che magari non va strettamente in quella direzione c'è una grandissima confusione, che perché trova grandissimo spazio? Perché si fonda su un principio che è vero, è reale, perché io non posso dire che noi non agiamo sull'infiammazione di un corpo per star meglio, assolutamente. La riduzione dell'infiammazione è il principio cardine per andare a modulare quelle che sono la sintomatologia anche di problematiche croniche, come ad esempio l'endometriosi, l'adenomiosi, che sappiamo che sono caratterizzate da un dolore cronico quasi invalidante, assolutamente. Quindi noi non possiamo, ovviamente, con l'alimentazione, ma purtroppo al momento non possiamo ancora non si sa nessun altro metodo che possa parlare di cura, ma sicuramente possiamo andare ad agire su quello che sia l'evolversi della problematica e quelli che sono ovviamente proprio la sensazione di benessere della sintomatologia, quindi di come effettivamente stiamo noi durante la giornata. Certo, certo. Io intanto ricordo che se volete fare domande potete scriverle e le passiamo direttamente. Ci sono dei principi cardine fra tutte quante queste diete che hai elencato che possono giustificare il motivo per cui riescono ad essere antinfiammatorie, tutte quante pur essendo così diverse una dall'altra? Assolutamente sì. Quando io non a caso prima ti ho citato una variazione negli stili di vita senza parlare nel modo specifico solo ed esclusivamente dell'alimentazione. Allora, sicuramente la cosa proprio più importante di tutte è la riduzione dello stress, più di qualsiasi altra cosa. E per riduzione dello stress forse non dobbiamo parlare di riduzione, ma di miglior gestione dello stress, perché noi non possiamo essere ovviamente responsabili di quello che ci accade, ma assolutamente...
disgrazie Assolutamente no. Anche perché vorrei dire a riprova di 2 anni da cui veniamo tutti, però siamo assolutamente responsabili del modo in cui lo decidiamo combiniamo. cosa ci va a toccare di più o di meno, quindi di come noi reagiamo a tutti questi stimoli, perché purtroppo la cosa principale è lo stress. Quello che noi possiamo andare a fare con una gestione dello stress, assolutamente non lo facciamo con nessun altro tipo di rimedio. Per quanto Perché riguarda. comunque lo stress va ad attivare il cortisolo e quindi. Assolutamente, assolutamente, ma ci poniamo stesso noi a livelli proprio infiammatori importantissimi e non penso che sia un caso che c'è stato praticamente forse un boom delle diagnosi di patologie autoimmuni e ormonali. Durante e a cavallo, diciamo, nel periodo della pandemia. Perché sì, sono tutti riversati su Dottor Google e quindi hanno trovato di tutto. No, a No, parte gli scherzi, però chiaramente sì, lo stress in realtà sto parlando di patologie proprio conclamate, cioè nel senso che sì. diagnosticate una volta che hanno potuto, insomma, fare degli accertamenti in modo libero. C'è stato assolutamente proprio un boom di problematiche ormonali, alterazioni del ciclo mestruale, diagnosi di malattie autoimmuni che sono esplose, perché sostanzialmente la malattia Sì. autoimmune c'è ed è silente fino a quando non c'è uno stress importante del nostro corpo, per cui a un certo punto si attiva il sistema autoimmunitario. Quindi assolutamente quella è la cosa fondamentale. In secondo luogo, avere assolutamente uno stile di vita attivo, e per stile di vita attivo significa cercare di muoverci quanto più possibile, perché alcune volte sento, sì, ma io cammino magari per andare da casa mia al lavoro, sì, ok, quest'ora sicuramente alla luce del fatto che magari prima facevamo dalla camera da letto al soggiorno per aprire il PC e lavorare smart, già ci sembra di aver fatto una maratona a New York, però ci basta. Sì. E sicuramente per quanto riguarda l'alimentazione, la cosa forse, se proprio vogliamo parlare di norme che possano andare bene per tutti, a prescindere dal regime nutrizionale che poi si andrà a seguire, è andare a valutare la qualità degli alimenti. Per qualità degli alimenti, noi non intendiamo un alimento che sia senza glutine, senza lattosio, con meno zucchero, con meno fibre, con meno calorie. Assolutamente no, perché anzi, forse quegli alimenti sono i peggiori, cioè ci fanno soltanto male. Sono Perché ancora più lavorati con addensanti, conservanti e quant'altro, quindi e bisognerebbe insaporitori perché togliendogli tutto poi non sanno di nulla e devono aggiungere grassi io una cosa che dico sempre ai miei pazienti quando magari mi sottopongono dei prodotti nuovi, no, con delle tabelle nutrizionali, a parte il fatto che gli dico sempre: vedi un po', magari questo prodotto che è estremamente semplice. Ma nel momento in cui tu leggi una tabella nutrizionale che è qualcosa come tipo un papiro, 10-15 righe, ma secondo te effettivamente c'è bisogno di tutte queste cose in questo prodotto estremamente semplice? E poi, qualora io magari effettivamente lo privo, no? Di zuccheri, di questo, di quello, poi alla fine il sapore com'è? Perché se gli ho tolto tutto, se il sapore è discutibile, allora effettivamente qualche domanda ce la possiamo anche fare. Però se è molto buono, Cos'è che gli dà questo sapore? Se gli ho tolto tutto quello che poteva darglielo? Sì. assolutamente, dobbiamo andare a lavorare su quella che è la salubrità degli alimenti. Quindi la cosa migliore, se può essere un consiglio, ancora prima di mettersi a vedere, insomma, cosa dobbiamo eliminare dalla nostra alimentazione, dobbiamo cercarci quello che sia un bravo fruttivendolo, un macellaio di fiducia, una pescheria di fiducia, evitare Un assolutamente, assolutamente, a maggior ragione. Io ho tantissime persone che mi hanno detto che anche sui terrazzi si stanno coltivando dei piccoli orticelli, ben venga, ovviamente, quella è la cosa fondamentale. E anche lì
ci poniamo un grandissimo punto interrogativo, perché già così quello che assumiamo, il cibo, non è quello di tanti anni fa. E non a caso, apro un inciso, non è un caso che a livello proprio di frequenze, di problematiche ormonali, ci sia veramente un... mamma mia, super diffuse rispetto a prima. Ma può essere che la diffusione sia più che altro perché se ne parla di più, perché c'è una maggiore possibilità di diagnosi piuttosto che una maggiore... Non lo so, nel senso che questa è una cosa che purtroppo secondo me non... cioè ci resterà sempre il dubbio. Perché io questa è una cosa che vedo anche, diciamo, a studio, mi capita di notare, no? Quando magari vengono delle ragazze anche molto giovani che hanno avuto delle diagnosi di problematiche ormonali, oppure semplicemente hanno delle alterazioni del ciclo mestruale che magari vogliono indagare, e sì, mi capita magari di chiedere alla mamma, insomma, ma il ciclo, insomma, com'era. Ma la mamma inizialmente mi dice, ma no, no, tutto bene. Poi magari andando a parlare un pochino dice, ah, però sai, effettivamente anche io da giovane, prima delle gravidanze, mi capitava di saltarlo, però non ci pensavo più di tanto. Poi magari si scopre che ha avuto un passato, diciamo, in cui ha avuto la gravidanza con difficoltà, qualcuno che ha avuto anche episodi di poliabortività. Quindi... ad oggi possiamo affermare che determinate problematiche non abbiano un fattore genetico? Non con certezza. Sicuramente ora se ne parla di più, sicuramente c'è da dire che la vita è cambiata, perché insomma, se andiamo a considerare proprio la gestione di tutto, ma di quello che sia la gestione del lavoro, la gestione proprio di farsi una famiglia, di età completamente diverse, inevitabilmente questo è variato e inevitabilmente tutto questo va nel calderone. Certo. Intanto sono arrivate delle domande, comincio con la prima. Allora, Rachel chiede, buonasera, sono sotto un forte attacco di cistite, soffro di vulvodinia, sto aspettando il piano alimentare della mia nutrizionista. Cosa poter fare per calmare questa cistite? Grazie. Quindi chiede in fase acuta se c'è qualcosa che possa... Assolutamente, la cosa che bisogna guardare più di tutti in fase acuta è il benessere intestinale, quindi bisognerebbe capire come sta l'albo intestinale, se tu soffri di problematiche gastrointestinali che siano croniche, quindi se hai avuto una diagnosi di quello che può essere soprattutto un colon irritabile piuttosto che una lettocolite ulcerosa o altre problematiche. Se in questa fase stai avendo un albo prettamente estitico, prettamente diarroico, un albo alterno, bisognerebbe capire un attimino com'è la situazione e in base a questo cercare, se hai un albo estitico, capire qual è il tuo contenuto di fibre in questo momento che stai assumendo, perché magari potresti aumentarlo leggermente. Se viceversa stai avendo un albo alterno, bisognerebbe forse andarle a limitare un pochetto, quindi forse magari, io non so, la butto lì ovviamente in linea generale, magari andare un pochino a ridurre quello che è il consumo, ad esempio se stai consumando soprattutto cibi integrali, farci un po' un'attenzione a limitarle un pochettino, legumi, verdure a foglia verde, e sicuramente dovresti, credo, forse valutare un pochettino anche un po' di disbiosi, quindi credo che la collega dovrebbe affrontare con te anche un po' un'integrazione di probiotici, molto probabilmente. E invece proprio per la fase acuta, per lenire il dolore, perché penso che chiedesse proprio per calmare questa cistite, ma penso proprio in questo momento che ho un attacco forte, che ho dolori. Quello è il problema, nel senso che purtroppo non esiste un singolo alimento tale per cui io posso dirti assumi questo alimento per star meglio. Ovviamente al di là di quello che possa essere l'aiuto degli antiossidanti, soprattutto del mirtillo, che penso che, insomma, credo che su questa pagina sia stato molto detto molto molto spesso. Sì. Parliamo ovviamente, io mi sono legata anche al fatto della vulvodinia, perché credo che credo, poi non lo so, se vorrai, insomma, darci qualche elemento in più, e magari posso essere un pochettino più specifica, perché purtroppo
purtroppo per fortuna, poi dipende dai casi, insomma, l'intestino in tutto questo gioca un ruolo fondamentale. Quindi, in base a quella che è la tua problematica legata all'attacco di cistite, io posso darti un consiglio un pochettino più specifico. Viceversa, nel momento in cui tu mi dai qualche informazione in più sull'intestino, lo stesso consiglio che ti dico può essere per te, diciamo, un consiglio super Ho positivo che ti aiuta o molto negativo. una disbiosi intestinale. Ecco qui. Hai una disbiosi intestinale, in realtà. Paradossalmente, quello che ti potrebbe aiutare più di tutti è sicuramente vai a limitare le fibre. Quindi evita l'integrale se lo stai consumando, evita, ma anche per 2 o 3 giorni, evita i legumi, evita le verdure a foglia verde, assolutamente non bollire nessun tipo di verdura. Cuocilo sempre, consumalo crudo, grigliato, al forno, ripassato in padella, non bollire nulla, utilizza l'olio per cucinare, evita i latticini in questa fase. E io non mi butto in consigli su integratori in casi che non conosco, però credo che possa assolutamente esserti d'aiuto un probiotico che magari contenga anche estratti di vitamina C, di mannosio e mirtillo. In commercio ce ne sono assolutamente, ce ne sono 2 o 3 che sono molto buoni. Allora, poi Franci chiede: yogurt kefir lo consigli se soffriamo di flatulenza? Allora, il kefir dobbiamo aprire una grandissima parentesi, ovvero Innanzitutto sull'accento, no. noto. In realtà si può dire in entrambi i Ok, modi, eh. ok. Tranquillo. Allora, il kefir dipende perché se lo consumiamo, se prendiamo il kefir, quello fatto proprio naturalmente, quindi abbiamo i grani, li nutriamo e lo facciamo fresco, assolutamente è un ottimo prodotto. Io consiglio sempre di fare delle prove perché bisogna vedere da come lo tolleriamo. Inizierei piano piano, ma tipo proprio un cucchiaio al giorno, se non mi dà fastidio, 2 cucchiai al giorno e gradualmente ad aumentare, senza aumentare laddove nel momento in cui io mi rendo conto che con quella somministrazione mi peggiora la problematica di mio teorismo. Se invece ci riferiamo al kefir acquistato al supermercato, banalmente, magari alla frutta, bianco piuttosto che ad altri gusti, lì ovviamente abbiamo un minimo aiuto. Viceversa, insomma, se riusciamo a farlo fresco, sicuramente ci aiuta. Ovviamente stiamo parlando anche, però senza esagerare, quindi stiamo sempre parlando di una porzione al giorno. Io questo lo specifico perché tutti i consigli che si danno, molto spesso dipende sempre dal punto di partenza. Cioè, io veramente ho conosciuto anche persone che mi consumavano qualcosa come tipo 5-6 yogurt al giorno. Allora, lo yogurt sì, però limitatamente, quasi tutto si può consumare, però andandoci pian piano, anche perché se andiamo piano e a tentoni, noi diamo anche il tempo al nostro corpo, ma soprattutto al nostro intestino, di manifestarci se effettivamente quel prodotto lo tollera o meno. Se esageriamo, non riusciamo neanche a capire la dose di tolleranza soglia, quindi oltre cui non ci possiamo spingere. E talvolta anche la problematica ci fa capire che fino a lì non dobbiamo andare. Certo, io proprio stamattina ho buttato via i miei grani di Oh, quelli sono una kefir. cosa preziosissima! Ma guarda, io producevo, non producevo yogurt, ma formaggio, non capisco perché, ma C'era tipo. qualche problema nel liquido, non so, è successo qualcosa. Non lo so, non ho idea. Producevo siero e formaggio, cioè, e quindi ho detto, vabbè, ci rinuncio. Allora in tal Ma è caso già la seconda volta, quindi penso di essere io incapace di gestire questi animaletti. qualcosa non poteva andare meglio. Sì.
Allora, mi chiedono ancora, anche lo yoga Ah, c'è un po' di osio, infatti aspetto i prebiotici dalla grazie, grazie. Allora, nutrizionista. ringrazio questa domanda perché mi dà la possibilità di affrontare un argomento fondamentale quando si tratta di disbiosi intestinale, che ovviamente è la base delle problematiche urogenitali, ovvero il prodotto con o senza lattosio, che cosa cambia, che è una cosa, diciamo, fondamentale. Allora, i prodotti senza lattosio, l'unica differenza che hanno è l'aggiunta dell'enzima lattasi, che sarebbe l'enzima che ci consente di scindere la molecola di lattosio nelle sue componenti. Ecco perché molto spesso le persone, anche chi non ha intolleranza al lattosio, percepisce il prodotto come maggiormente digeribile, perché il nostro intestino è come se si trovasse a dover fare un passaggio in meno, va, nella digestione. Ora il punto qual è? Che se io non ho, allora, se ho un'intolleranza al lattosio, vuol dire che ho un deficit parziale o totale di questo enzima e quindi ovviamente il prodotto mi va a risolvere la mia problematica e va benissimo così. Ma nel momento in cui invece il mio problema è una disbiosi, è un colon irritabile, è una colite, tale per cui il lattosio rappresenta uno di quegli alimenti che mi vanno ad irritare il mio colon, va da sé che non c'entra niente la questione enzimatica. Questo significa che il prodotto, che sia con o senza lattosio, mi darà lo stesso identico effetto. Certo. Quindi dipende, se tu hai intolleranza al lattosio e poi anche l'intolleranza al lattosio bisogna capire a che livelli. Perché se ce l'hai a bassi livelli, allora automaticamente dipende anche dal prodotto quanto è lavorato. Magari probabilmente tu non tollererai ad esempio il latte piuttosto che una mozzarella, ma magari il caprino lo tolleri bene, un formaggio stagionato lo tolleri bene senza alcun tipo di problema. Ci sono dei casi di intolleranza molto importante che magari non riescono ad assumere stranamente neanche il parmigiano reggiano stagionato 36 mesi, che è naturalmente privo di lattosio. Ma questo perché oltre al lattosio ci possono essere ovviamente altri tipi di intolleranza ad altri componenti? Sì, oppure può essere talmente tanto forte che comunque, soprattutto, anche perché chi ha, anche se noi non abbiamo fatto il Brit test, che è il test, insomma, uno dei pochi validato scientificamente, è valido, normalmente chi soffre di disbiosi, SIBO, colon irritabile, rettocolite, comunque di default il lattosio gli darà fastidio. Quindi automaticamente dobbiamo farci necessariamente un'attenzione. Certo. Allora, Stellina numero uno chiede evitare i latticini. Abbiamo appena Era una risposto. cosa che Sì, aveva detto, quindi passiamo avanti. avevo detto che era un argomento molto caldo questo e sono contenta che mi sia arrivata più di una risposta. Sì, poi vedo che ce ne sono ancora altri sullo yogurt, sto andando in ordine giusto per non perdermi poi nelle domande. Attacchi di zucchero altissimi, fatto diete ma non riesco a rispettare. Consigli per riuscire a rispettare le diete? Attacchi di zucchero Allora, altissimi. cosa? Penso attacchi di zucchero, credo che sia di fame e di dolce, forse, Non ti intendeva. voglio Carb di desiderio. proprio. Allora, sicuramente non eliminarli totalmente, sicuramente non fare delle diete che siano eccessivamente restrittive, tali per cui tu non riesci a rispettarle. Cercare di capire il momento in cui sei, perché molto spesso bisogna fare un attimino una distinzione. È vero che gli zuccheri richiamano zuccheri, quindi molto spesso se noi non andiamo a bilanciare nell'arco della giornata correttamente il carico insulinemico, automaticamente attribuiamo a quello che magari può essere un desiderio di zucchero che noi pensiamo possa essere legato a un momento di stress piuttosto che un nostro momento emotivo. Ovviamente anche la sindrome premestruale ci mette il carico da 90 nei 28 giorni. Ma in realtà quando è uno sbilanciamento glicemico, quindi abbiamo un vero e proprio calo di ipoglicemia e il nostro corpo ci manifesta ovviamente con il desiderio degli alimenti più zuccherini che può prevedere,
perché deve compensare assolutamente una carenza. Quindi bisognerebbe capire a com'è l'assetto glicemico che hai, perché molto probabilmente spesso si innesca il loop, no? Cioè non bilancio bene la mia insulina, ho il calo glicemico, mangio lo zucchero, zucchero richiama zucchero, quindi automaticamente gli alimenti molto zuccherini mi saziano subito, mi sento soddisfatta, ma dopo circa mezz'ora ho un calo, lo mangio e poi anche alla luce di tutto quello che si sente, magari mi passa il concetto di dire: non riesco a controllarmi con lo zucchero, molto probabilmente ho questa fame compulsiva di dolci, non mi tengo e quant'altro. Alcune volte basta semplicemente regolare meglio la dieta. In questo, la cosa fondamentale in una dieta è la colazione. Quindi bisogna partire, che sia anche una colazione dolce, perché la questione che la colazione bilanciata sia una colazione salata e basta è un po' dobbiamo un po' Anche questo sfatare. è un mito da sfatare. Sì, si può tranquillamente, ci sono ormai delle alternative tranquillamente che possono bilanciare la nostra insulina con tranquillamente la porzione di grassi e proteine senza alcun tipo di problema. Ma per esempio una colazione tipo per riuscire ad avere Un una... pancake, un toast con una crema di frutta secca, però che abbia un'elevata percentuale di frutta secca. Ecco che ritorniamo con le liste degli ingredienti, perché se io mi compro la crema di frutta secca, che però ha come primo ingrediente lo zucchero, io non mi ci ritrovo più. Può essere un porridge d'avena condito con anche del cioccolato fondente, può essere un French toast, può essere anche una torta che mi prevede all'interno, oltre alla farina, come componente proteica, l'albume, l'uovo o lo yogurt. Assolutamente un ciambellone. Quindi le alternative ci sono tranquillamente. Ok, e il toast però va un po' è un po' una contraddizione, no? Come alimento sano, alimento di qualità. Cioè io immagino il toast, la fetta di pane bianco, quello che sa di alcol appena apri la busta. Cambauletto. Sì. Ah, ok. No, io per toast intendo sempre il pane normale, il pane da forno, la fetta di pane tostata tranquillamente, su cui sopra ci possiamo spalmare, ma anche il burro in marmellata. Cioè abbiamo tranquillamente, sì, proprio, andiamo proprio sul semplice, senza andare a pensare chissà che cosa. Ma anche se, ad esempio, possiamo fare come dire, un burro in marmellata, o possiamo farci la nostra fetta di marmellata e vicino ci mangiamo, non so, una manciata di frutta secca. L'abbiamo comunque bilanciato all'interno del nostro pasto, no? Non è successo niente. Ci mangiamo un cubetto di cioccolato fondente. Si fa. Certo. E torniamo allo yogurt. Yogurt fermentato di cocco o mandorle in caso di disbiosi cronica? Lì può aiutarti perché, allora, sicuramente non ti dà la stessa problematica del prodotto di contenente, ovviamente, con o senza lattosio, perché lì non stiamo parlando di, diciamo, un derivato del latte, stiamo parlando praticamente di un derivato di una bevanda vegetale. Quindi forse così come non parliamo di latte, forse è anche improprio parlare pure di yogurt. Parliamo anche dal presupposto che la disbiosi cronica sì, ma si attuano sempre dei periodi in cui magari andiamo ad eliminare, andiamo a fare dei cicli di probiotici, andiamo gradualmente a reinserire. Quindi magari, ecco, non partendo sempre dal presupposto che, come sempre, ogni eccesso è difetto in tutto, non bisogna eccedere in qualcosa, ma non bisogna forse neanche eliminare. Magari ci sarà un periodo acuto in cui tu non riuscirai ad assumerli, ma magari ci sarà anche un periodo un pochettino più tranquillo in cui non dico tutti i giorni, ma magari un 2 o 3 volte a settimana uno yogurt greco, uno skyr ad esempio, potrai anche consumarlo. Se ti va, E a ovviamente. proposito di yogurt greco, chiedono proprio: mangiare yogurt greco giornalmente disturba l'intestino o non è considerato latticino sano? Allora, tutte le cose sane o non sane, allora, non do dobbiamo partire da questo presupposto. Non ci sono alimenti sì e alimenti no. Noi dobbiamo capire
qual è il nostro intervallo, la nostra comfort zone intestinale in base al periodo in cui siamo e la tolleranza che abbiamo. Sicuramente lo yogurt greco è un prodotto che noi possiamo consumare. Meglio se evitiamo tutti, magari lo yogurt che può essere magari la vaniglia, il caffè con tanti surrogati di crema e cremine, perché quelli potrebbero contenere addensanti, edulcoranti e conservanti che ci danno fastidio all'intestino. Quindi quanto mangiarne dipende dalla tua tolleranza. Quindi se vedi che automaticamente mangi lo yogurt greco una volta al giorno e non ti crea danno, non è assolutamente, diciamo, un problema. Però bisogna anche capire poi se insieme allo yogurt greco magari molto spesso ci associamo altri fonti di latticini. Faccio un esempio. Mangio lo yogurt greco a colazione. Mentre sto cucinando oppure a pranzo mi mangio il pezzettino di formaggio, magari il pomeriggio faccio spuntino con un pezzettino di grana, piuttosto che magari la sera utilizzo un condimento che può essere, che presenta un altro latticino. Allora lì il problema non è solo lo yogurt. Certo. Qui chiedono ancora, evitare i latticini, ho sentito pareri discordanti, vabbè, ne abbiamo parlato prima, quindi se vuoi prova a riguardare poi la trasmissione, tanto resta registrata, a meno che volessi aggiungere qualcosa, però... Voglio aggiungere soltanto che i derivati del latte di capra sono quelli più, diciamo, quelli consigliati e anche meglio tollerati proprio per questo motivo, perché non sono pro-infiammatori, ricollegandoci al nostro discorso iniziale, ma non per un problema di lattosio, anche se ne contengono veramente molto poco, quasi nulla, ma per un problema di caseine, perché i derivati del latte di capra insieme a quello dei derivati delle mucche praticamente che vengono allevate a fieno sui pascoli della Svizzera, che però sono un po' più difficili, insomma, da reperire, sono quelli che contengono le caseine A2, che sono quelle che sono antinfiammatorie. Quindi assolutamente, se dobbiamo fare una scelta e magari abbiamo anche una disbiosi importante e dobbiamo provarci a scegliere magari una nostra porzione a settimana di latticino che vogliamo consumare, sicuramente il caprino, la feta sono quelli assolutamente maggiormente consigliati e tollerati. Ok. Qua chiedono intestino infiammato consigli per una colazione sana e abbiamo fatto prima qualche esempio anche in questo caso. Francesca chiede: io soffro di vulvodinia da 4 anni, da febbraio sono in terapia e la situazione è migliorata, sono dimagrita a causa di stress di circa 8 kg e ho notato un miglioramento anche della vulvodinia, ho eliminato diversi alimenti come il vino, carboidrati, formaggi, mangio sano e faccio regolarmente il movimento fisico, ma soffro di gonfiore di continuo. Consapevole che le cause possono essere molte, cosa si può fare? Allora, mi verrebbe da chiedere, hai eliminato tutti i carboidrati o soltanto alcuni o soltanto l'eccesso di zuccheri semplici o soltanto, perché molto spesso quando si parla di carboidrati, su questo si fa un po', diciamo, di confusione, ma non per qualcosa, ma perché molto spesso siamo portati a pensare, a identificare soltanto ad alcune classi di carboidrati. Magari per molte persone significa ho eliminato il pane oppure ho eliminato la pasta, però magari mangio riso piuttosto che mangio altri cereali, oppure alcune persone considerano l'eliminazione dei carboidrati come l'eliminazione di glutine. Se per carboidrati o come zuccheri mi intende anche la frutta oppure no, quindi magari Francesca, se puoi dirci qualcosina in più in merito, così posso darti una risposta più completa. Per quanto riguarda il gonfiore, bisogna capire innanzitutto se il tuo albo è regolare oppure no, perché diversamente il gonfiore potrebbe essere assolutamente legato a un albo ossitico che va regolarizzato nella maniera più assoluta. Viceversa, bisogna anche capire tutta questa eliminazione di alimenti, perché poi questa purtroppo è la faccia, è il risvolto della medaglia di quando facciamo delle diete che ci portano ad eliminare tanti alimenti, è
come li compenso, considerando che io di qualcosa dovrò pur nutrirmi o saziarmi durante la giornata? Quindi molto spesso forti eliminazioni si vanno a compensare magari con dei contenuti maggiori di quelli che possono essere ad esempio delle verdure. E quindi automaticamente io magari sono andata a ridurre una fonte di carboidrati che pensavo mi desse fastidio quando non mi creava problemi, e magari sto eccedendo in fibre che mi causano comunque un gonfiore addominale. Certo. Chi soffre di neuropatia del pudendo, che tipo di alimentazione deve seguire? Allora, sicuramente questa è una di quei casi in cui dobbiamo lavorare tantissimo sul discorso infiammatorio di cui parlavamo all'inizio. Perché ovviamente quanto noi più agiamo su uno stato infiammatorio a 360 gradi sistemico, tanto più possiamo andare ad agire su quella che è la tollerabilità, la sensazione del dolore. Quindi lì assolutamente ha senso andare ad agire sullo stile di vita. Ora Carolina, nello specifico, cosa si adatta a te? Ovviamente io non posso dirtelo, io non so se tu seguivi la diretta dall'inizio, però sicuramente bisogna agire su gestione dello stress, attività fisica che ovviamente è consigliata nel tuo caso, quindi il tipo di attività fisica che è consigliata nel tuo caso e che ovviamente gli specialisti che ti seguono possono indirizzarti, e un'alimentazione che vada assolutamente a, diciamo, migliorare la qualità, diciamo ripulendola un pochettino. E sicuramente una cosa da non sottovalutare, che può essere, anche questa può entrare nelle regole generali di tutti, è la vitamina D, perché la vitamina D è l'antinfiammatorio per eccellenza. Quindi molto felice del fatto che almeno una cosa positiva nel periodo Covid ce la siamo portata, che abbiamo iniziato a fare un pochettino i dosaggi, perché ne siamo carenti tutti. Con la vita al chiuso che facciamo inevitabilmente, entriamo nei locali dove lavoriamo che è buio praticamente, e usciamo che è di nuovo buio. Rossana, io ti devo chiedere infinitamente scusa per questo problema, ma io devo un attimo mettere in carica il computer che altrimenti mi abbandonano. Sto parlando con voi, non so che cosa gli è successo perché era carichissimo, però per voi sono qui, perdonatemi, mo ci vuole il bello della diretta, eh? Sì, sì, no, intanto guarda, metto un'altra domanda che è sempre sulla neuropatia, così. Allora, Mattias chiede: buonasera, sono un ragazzo di 35 anni e soffro di neuropatia del pudendo, diagnosticata lo scorso anno dopo decenni di dolori costanti ritenuti immaginari dai vari urologi a cui mi sono rivolto, e ne sappiamo, ti capiamo benissimo. E poi chiede ancora, sempre Mattias: ho iniziato la terapia da mesi ma non vedo miglioramenti, potrebbe aiutarmi in qualcosa, in qualche modo, per percorrere anche la strada di una dieta antinfiammatoria? Grazie per l'attenzione. Assolutamente, Mattias, nella maniera più assoluta, anche perché non sottovalutiamo la questione che noi molto spesso siamo portati a parlare di una correlazione tra quello che possa essere l'apparato urogenitale, quindi il microbiota, soprattutto nelle donne, ma assolutamente una cosa fondamentale anche per l'uomo. Quindi Mattias, avere un'alimentazione antinfiammatoria, io non so sempre se ci segui dall'inizio della diretta, ma insomma, diciamo come l'abbiamo intesa, e una cosa che però ovviamente dipende dal singolo soggetto, forse il rimedio più antinfiammatorio di tutti è, anche qualora ci fosse la condizione di sovrappeso o obesità, ovviamente ritornare alla condizione, assolutamente sì, di normopeso, ma molto spesso si possono avere dei risultati veramente impressionanti anche con una riduzione dell'1-2%, quindi non è che stiamo parlando di chissà che cosa, e il dosaggio assolutamente della vitamina D. Questo sicuramente ti può aiutare tanto, e andare a valutare bene il benessere intestinale, perché dal benessere intestinale parte qualsiasi cosa, anche... A proposito di questa cosa, mi preme far sapere poi a chi non, magari non lo sa ancora, soprattutto per chi soffre di neuropatia del pudendo, che il nervo pudendo, che è quello poi che esce dalla zona sacrale lombare e va a innervare tutti gli organi genitali,
e gli organi pelvici e tutte le strutture pelviche. Ecco, questo nervo passa parallelamente al canale rettale. Per cui se c'è per esempio una stipsi a livello del canale rettale, va a comprimere ulteriormente il nervo pudendo, quindi fa da schiacciamento, e questo non può che peggiorare ulteriormente la sintomatologia. È molto frequente infatti che chi soffre di neuropatia del pudendo, proprio nel momento in cui c'è un periodo di stipsi, vede la sintomatologia nettamente peggiorare. E questo succede anche in caso di diarrea, perché comunque la parete intestinale infiammata, essendo contigua rispetto al nervo pudendo, va anche a irritare questo nervo, e quindi diventa ancora più importante la salute intestinale proprio per questo motivo in chi soffre di neuropatia del pudendo, ma anche di vulvodinia, perché spesso chi soffre di vulvodinia ha sempre questo nervo pudendo coinvolto nella sintomatologia. Di conseguenza è importantissima, ecco, la salute intestinale. Infatti, Rossana, questo è un lavoro Rosanna, perdono! Siamo pari, mi sento meno in colpa. È una cosa, è un lavoro multidisciplinare che generalmente faccio con, insomma, le ostetriche, i fisioterapisti specializzati nella riabilitazione del pavimento pelvico con cui collaboro, perché ovviamente il lavoro che si fa assolutamente ha veramente alcune volte dei risultati forse strabilianti, ma tutto ha un senso nel momento in cui noi dall'interno, quindi con quello che quotidianamente ingeriamo, quindi con alimentazione e integrazione, alcune volte in questo frangente, riusciamo a rendere le feci quanto più morbide o formate. Poi dipende, perché abbiamo assolutamente i due casi opposti. Non a caso io prima, quando ho risposto alla prima domanda che ci è arrivata, ho detto: tieni ben presente che le stesse e identiche raccomandazioni in base all'albo che tu hai, quindi se estitico o viceversa diarroico alterno, può essere qualcosa che tu devi aumentare o diminuire, dipende da sempre dal tuo punto di partenza. Ah sì, vado avanti. Sì. Orsola, sono in menopausa da molti anni. Nonostante evito dolci, pasta e pane, aumento di peso. Come fare per accelerare il metabolismo al di là dell'attività fisica? Aggiungo, soffro di disbiosi. Ritorniamo sempre. Intestinale, insomma. Sì, allora, come la capisco? Ritorniamo sempre allo stesso punto. Se non lavoriamo sull'intestino automaticamente, non possiamo neanche pensare di scendere di peso. Perché dall'intestino parte tutto, parte anche il nostro benessere e va a regolare tutto. Poi molto spesso che cosa accade? Allora, evito innanzitutto, problema numero uno, che spesso distinguiamo quello che può essere adipe addominali, soprattutto poi in un momento fisiologico che già predispone un accumulo adiposo a livello addominale importante, con quello che può essere un intestino gonfio, quindi un addome molto duro al tatto, dolente, e un intestino molto gonfio che fatica ad avere uno svuotamento completo quotidiano. Quindi bisogna un attimino capire dov'è la differenza. In secondo luogo, che cosa accade? Quando evitiamo dolci, pasta e pane, con che cosa li sostituiamo all'interno della nostra giornata? Perché magari possiamo vedere che andiamo ad evitare pasta e pane e magari consumiamo il triplo della frutta. Perché non diciamo sempre che dobbiamo esistono alimenti buoni e alimenti cattivi? Perché anche l'alimento sano, come ovviamente la frutta che è consigliata, se viene consumata in maggiore quantità, ovviamente parliamo pur sempre di carboidrati.
Quindi molto spesso noi eliminiamo la pasta dalla nostra alimentazione, ma la sostituiamo con una sovralimentazione di frutta, faccio un esempio, per cui alla fine abbiamo consumato più delle calorie, però con un contenuto di fibre che ci vanno a peggiorare anche la fermentazione, poi dipende anche dal tipo magari di frutta che mangiamo, che ci peggiora il nostro problema di disbiosi intestinale. Quindi dobbiamo sempre andare a capire cosa sto effettivamente eliminando, cosa non sta andando come dovrebbe. Partiamo dal presupposto che non esistono metabolismi lenti o bloccati. Se respiriamo, se siamo in vita, non siamo ancora nell'altro mondo, il nostro metabolismo funziona. Se un corpo sta bene, quindi non ci sono delle altre situazioni che ci creano una sensazione di malessere, un corpo automaticamente, se ha la necessità, perché alcune volte siamo noi che cerchiamo di spingerlo un po' troppo ad andare al di sotto, è un corpo che automaticamente perde peso. Se viceversa il corpo è impegnato a fronteggiare una situazione di disagio, di malessere, di problematica, il corpo non può perdere peso perché viene percepito come un ulteriore indebolimento. Quindi automaticamente ci sarà uno stallo del peso. Molto spesso è questo che ci fa capire che c'è qualcosa che dovremmo andare ad indagare. Per questo è fondamentale scoprire le cause e andare a contrastare esattamente quelle. Certo. Eliana, super dottoressa, grazie. Grazie, grazie a te. Carolina ringrazia. E sempre Carolina chiede: che dosaggio consiglia di vitamina D? Dipende dal livello di partenza di carenza, perché, e se ci sono delle problematiche concomitanti, perché se non abbiamo ad esempio disordini autoimmuni e automaticamente abbiamo un lieve livello di carenza, intendo grosso modo che la vitamina D sta intorno, diciamo, dai 23-25 in su. Grosso modo, diciamo, il range parte da 30 per qualsiasi tipo di laboratorio, allora può avere senso anche avere un'assunzione mensile di 25.000 unità. Ma se partiamo da gravi carenze, intendo sotto il 10 o pressappoco giù di lì, e abbiamo magari in concomitanza anche una fase acuta di patologia autoimmune, allora a quel punto vale la pena prendere 2.000 unità, ma prenderle di poco. Certo. Cosa mangiare quando si ha stipsi? Allora, abbiamo anche colon irritabile e stipsi di che livello soprattutto? Perché molto spesso è questo il caso in cui bisogna capire se ci sono delle problematiche concomitanti e il livello base di assunzione delle fibre. Partiamo sempre dal presupposto che grosso modo bisognerebbe, a meno che ovviamente non parliamo di condizioni molto gravi, di stipsi conclamata, ma io intendo per stipsi conclamata che una persona ha una, massimo due evacuazioni settimanali, magari anche sotto stimolazione di integratori, farmaci o minicristeri, e soprattutto è sempre stato così, cioè a memoria che il suo intestino ha sempre lavorato in determinato modo, abbiamo un dodico colon, quindi un colon più lungo del normale. Viceversa, dobbiamo rientrare in un range di 25-30 grammi di fibre giornaliero che ci consente grosso modo di avere un alveo abbastanza regolare. Questo che significa? Che se io ne sto assumendo troppo poche, ovviamente devo aumentare la mia quota. Ma di contro, soprattutto se magari io sto seguendo un'alimentazione dove è presente un basso contenuto di grassi, se io eccedo troppo ho lo stesso effetto blocco che avrei consumandone poche. Quindi bisogna capire il nostro punto di partenza qual è. Allora, buonasera, soffro di diverticolosi, ho scoperto anche di essere allergica al nickel. Se possibile volevo sapere quali sono gli alimenti che dovrebbero essere ridotti, evitati in entrambi questi casi. Faccio fatica a trovare un equilibrio alimentare perché ho l'impressione che gli alimenti consigliati per i diverticoli siano sempre sconsigliati in caso di allergia al nickel e viceversa.
Esatto, è esattamente così purtroppo, Chiara. Io sono una tua collega allergica al nickel, quindi purtroppo ti conosco, cioè ti appoggio in questo estremamente molto molto difficoltoso, soprattutto per quanto riguarda l'allergia al nickel. Allora, sicuramente ti conviene fare una buona fase di disintossicazione, seguita ovviamente da una graduale, gradualissima reintroduzione, perché non ci dimentichiamo che l'allergia al nickel è un'allergia un po' diversa rispetto alle altre, quindi parliamo di accumulo che il nostro corpo non riesce a smaltire correttamente e fortunatamente non di reazioni allergiche immediate ai singoli alimenti. Questo che cosa significa? Che dopo una fase di detox, automaticamente tu puoi assumere degli alimenti contenenti nickel, magari con una frequenza limitata all'interno della singola giornata, ma anche della singola settimana. Questo che cosa significa? Che magari se all'inizio io non posso minimamente vedere il legume, posso magari mangiarmi in porzione ridotta una pasta e piselli, una pasta e ceci, purché nella stessa settimana magari mi calibro con quelle che sono le altre fonti di nickel. Il consiglio principale che ti do al di sopra di tutto, dato che il nickel si trova molto spesso negli utensili da cucina, è proprio inutile che iniziamo a fare un discorso di cosa inserire e cosa eliminare nel momento in cui gli utensili della tua cucina rilasciano nickel, incluse le posate che vengono immediatamente a contatto con la tua mucosa orale. Quindi comprare subito delle pentole, delle padelle specificamente senza nickel free, perché queste sono cose che si trovano fortunatamente, anzi, L'acciaio, quello che usiamo naturalmente, contiene il nickel. ceramica, ci sono anche delle padelle con questa dicitura, anzi vi do una info perché generalmente noi siamo una piccola categoria di esclusi, quindi generalmente i prodotti senza nickel si trovano anche super scontati perché se li pigliano poche persone. Su Privalia ci sono sempre dei grandissimi sconti, anche al 70-80%, ti compri le tue pentoline e stai benissimo, una volta e per tutte. E a cosa devi fare attenzione? Legumi, cioccolato, alimenti che siano conservati in scatolati, quindi assolutamente sempre in vetro. Alcuni tipi di pesci, ad esempio il crostaceo piuttosto che il salmone, i calamari, alcuni tipi di verdure, asparagi, funghi, alcuni tipi di frutta. Quindi automaticamente dobbiamo farci un pochettino di frutta secca. Per quanto riguarda i diverticoli, bisogna capire se si è in fase acuta oppure no, ma sicuramente se la SNAS, che sarebbe l'allergia al nickel sistemica, diciamo, viene somministrata come anche colite, colon irritabile e stipsi, assolutamente un'assunzione di nickel ti andrà inevitabilmente a peggiorare anche la diverticolosi. Quindi bisogna andare un pochettino per gradi e capire se tutto questo ti ha causato in aggiunta anche una disbiosi e quindi andare a regolare anche tutto questo. Sandrissima dice: insulino resistenza invecchiando porta ad un aumento di peso? Ma in realtà anche prima di invecchiare, assolutamente sì, purtroppo. L'insulino resistenza è una condizione che noi dobbiamo sapere con cui che possiamo conviverci assolutamente, che può peggiorare nel momento in cui la prendiamo sotto gamba, ma assolutamente la possiamo tenere sotto controllo, soprattutto se la becchiamo prima e assolutamente conviverci tranquillamente con dei piccolissimi escamotage, come ad esempio quelli che abbiamo detto prima riguardo la colazione. Se non la trattiamo correttamente, ci porta inevitabilmente a un maggiore desiderio di dolci, a un maggior consumo di dolci e inevitabilmente ci può portare a un aumento di peso, ma in realtà anche avere una problematica di sindrome metabolica, perché va da sé che abbiamo anche un'iperglicemia, un'ipertrigliceridemia, un'ipercolesterolemia, quindi inevitabilmente è un qualcosa che soprattutto se la scopriamo e la prendiamo a livelli lievi, possiamo tranquillamente conviverci senza alcun tipo di problema. Ma verdure congelate sono nocive o possono sostituire le verdure naturali? Naturali, immagino quelle non Allora, molto fresche.
Allora, sicuramente è meglio quelle fresche, però mi rendo anche conto che abbiamo tutti una vita super frenetica, quindi molte cose sappiamo, insomma, la teoria, però ci assolutamente ci scontriamo un po' con quella che è la pratica. Allora, innanzitutto, consiglio numero uno, sfruttare le giornate che siano il weekend, che siano le giornate in cui siamo un pochettino più tranquilli, fare un super spesone, cucinare tutto, magari ancora di più consigliato seguendo la stagionalità degli alimenti e le congeliamo noi. Per cui congelato per congelato, a quel punto l'abbiamo cucinato e siamo sicuri di quello che ci stiamo mangiando. Viceversa, le verdure congelate, quindi acquistate al supermercato, fondamentalmente, allora un conto sono le verdure, non so, ad esempio gli spinaci in cubetti, cioè fresche, semplicemente surgelate, diciamo congelate e automaticamente, insomma, imbustate. Quelle possono darci un aiuto assolutamente e sicuramente andiamo a perdere inevitabilmente le proprietà di vitamine e sali minerali, però possono essere un buon compromesso. Viceversa, quello che dobbiamo evitare è il prodotto pre-cucinato e poi congelato, perché il prodotto pre-cucinato. Precucinato non da noi. Cosa? Esattamente, sì. Non precucinato da noi automaticamente ci fa perdere tutte le proteine, sali minerali, poi non sappiamo cosa è stato cucinato e Certo. E l'ultima domanda, perché ce ne sono tante altre, ma mi hanno già sforato l'ora. Ci può dire qualcosa sulle uova? Chi ha un'allergia al nichel le può mangiare? Come mangiarle? Sode o meglio in padella? possiamo tranquillamente mangiare perché fortunatamente il nichel non le tocca, perché il nichel è un metallo che sostanzialmente è presente nell'acqua che irriga i campi. Quindi, ed è per questo che i pomodori idroponici si salvano, ed è quindi automaticamente tutto quello che lo va a intaccare sono cereali, verdure, legume, diciamo la parte vegetale. Per quello che riguarda invece la parte animale, siamo abbastanza tranquilli. L'unica cosa su cui dobbiamo stare attenti è quindi l'escatolato, perché è contenuto lì, o i prodotti che sono precucinati. Faccio un esempio, anche ad esempio i brustel piuttosto che i prodotti che vengono tagliati, perché, ma poi dipende anche da che livelli di allergia siamo, le lame con cui vengono tagliati potrebbero rilasciare nichel e questo ci dà fastidio. Però viceversa, le uova in qualsiasi tipo di cottura ci dà fastidio. Ovviamente padella meglio senza nichel. Certo, l'ultimissima domanda, ma perché chiedono come prendere appuntamento con te, dove ricevi, così Io possiamo. ricevo a Napoli, vabbè, sono napoletana, quindi di base qui su Napoli, ma poi una volta al mese sono anche a Roma e Torino. Questo è il mio numero che potete tranquillamente contattare per prendere appuntamento e sul sito trovate tutte le informazioni. E tra l'altro, adesso la dottoressa ci attiverà una convenzione anche con cestite.info, quindi a brevissimo sarà possibile anche usufruire di uno sconto per poter fare le visite dalla dottoressa Coluccio. E allora le domande sono ancora tantissime, non riusciamo a esaudirle tutte perché è già 1:10 che siamo collegate. E niente, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. E niente, ci vedremo Ovviamente sono prossimamente. a disposizione di tutte queste domande, se ci sono state che non hanno avuto, diciamo, risposta, io sono ovviamente anche in privato sui canali social, se volete, anzi, magari a maggior ragione mi potete dire qualche informazione in più sui vostri casi e posso darvi sicuramente una risposta che sia un pochettino meno generica, ma Certo, va bene. Allora io ringrazio tutti per essere stati con noi e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata, sempre martedì alle 8:45. E noi invece ci vediamo ancora dopo la diretta. grazie Grazie a tutti, buona serata. a tutti, buona serata, grazie.